Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video abbiamo fatto la conoscenza di Komasan, abbiamo sconfitto Folle Insetto, l'insetto malvagio che appunto teneva in scacco la Slot Kai, e abbiamo anche fatto la slottata ed è uscito Panco Spino, o se si chiamava in quella maniera. Comunque oggi dobbiamo andare a Parco Gioventù per incontrare i nostri amici del club di Detective e completare quindi qualche altra missione, magari qualche altra sfida contro qualche altro Yo-Kai. Guarda che bello Whisper prima, guarda che belletto, mamma mia, si è messo anche in posa, si è girato bene per farci, che succede? Per farsi vedere. Oh, sei tu Alphonse. Ah, lui si chiama Alphonse. Lo conosci Summer? Sì, siamo compagni di classe, anche se lui si è appena trasferito qui. Ciao. Yuhu. È un piacere rivederti Adams, stai passando una buona estate. Ma perché Adams? Si conoscono? No. Sì, grazie, sto andando a rincontrare alcuni amici. Oh, quindi al momento sei impegnata. Sai, mi chiedevo se tu... Ecco, ammic, potessi farmi da guida, non sono ancora pratico di questa città. Possiamo fare un'altra volta? Non posso chiedergli di venire ora. Perché no? Più siamo meglio, no? Ti auguro una buona giornata, presto allora. L'ha presa bene. Ok, grazie, ci vediamo Alphonse. Chissà se lui vede... Perché si è spostato Whisper? Non può toccarlo, no? La mia cara dolce Summer. Ho capito tutto. Non c'è niente da capire, Whisper. Piuttosto spiegami perché ti sei spostato, visto che non ce n'era bisogno. Proprio così. Ah, l'amore. Cosa? Amore? Esatto, non trovi che sia magnifico? Inoltre farti da guida in città farebbe sbocciare il vostro amore più in fretta. Il vostro amore, Whisper. Non stare dicendo che... Summer. Quindi gli yokai possono amare anche le persone vere? Cioè, amore amore? Se vuoi uscire con qualcuno esci con me. Comunque ora dobbiamo andare a parco, forza, sì. Tri. Mamma mia. Interessante. Vede gli yokai lui, vede gli yokai, è chiaro. Stasera sono libero, vogliamo uscire a cena. Farò finta di non aver sentito. Ma qua c'è un mega scivolo, bello. Possiamo salirci su un mega scivolo? Sì, possiamo salire su quello piccolo, figurati su questo. Mamma mia che... Certo ragazzi però che... scivola. Io mi sarei già spaccato la faccia se mi fossi messo lì. Ma qualunque bambino che si metta in piedi sulla corda si spacca la faccia appena lo fa. È impossibile stare in piedi lì. O ti spacchi le gambe o la faccia, una delle due. Ti sembra l'ora di arrivare, Summer? I detective non tardano mai. E invece sì. Mi dispiace, Bruno. Prenditela con Tri. Ci ha fatto perdere tempo lui. Ma non è vero, poverino! Non ha fatto niente di male. Cosa? Ma non è vero, Summer! Per una volta che non combina guai. Beh, almeno ora sei qui. Dobbiamo parlare delle prossime indagini. Ti riferisci a ciò che sta accadendo ultimamente, vero? Esatto. Soltanto negli ultimi giorni abbiamo ricevuto altre 3 segnalazioni. Wow, avete tantissimo lavoro allora. Guadagnerete soldi a pacchi. O lo fate così a gratis? In città continuano a comparire yokai molto pericolosi. Dobbiamo fermarli. Whisper che arriva. Ben detto, Cole. E tu, grazie al tuo speciale Yo-Kai Watch... Ah, è il Watch nero! Sei anche in grado di trasformarti in alcuni Yo-Kai, se non vado errato. Lui si chiama... Goro? No, Goro. Com'è che si chiamava lui? Ce l'ho su, anche su Puni Puni. L'ho trovato un sacco di volte, lui. Ce l'ho quasi a livello massimo, l'Energimax. Per il momento non sono ancora completamente in grado di farlo. Oh, peccato. Lui tipo Ashura comunque, perché ha 6 braccia, quindi... Poteva fare come Zoro, se ne mette buono in bocca. Tranquillo, in qualità di leader della squadra conto su di te, amico. Beh, è davvero lui il vostro leader? Beh, è quello che vorrebbe essere, ma che non è affatto. Sono sicuro che oggi troveremo altri clienti bisognosi del nostro aiuto. Forza ragazzi, facciamo del nostro meglio per risolvere questi casi. E ora andiamo. Oh, posso usare Cole? Bene, allora dopo lo cambio. Faccio qualcosina con lui. Missioni chiave, completa le missioni chiave per proseguire con la... Amici, proseguire con la storia. Questo è Yo-Kai Watch classico.
Ok, qua possiamo ricevere anche. Beh, le missioni sappiamo come funzionano tutti, però sono tradotte, tranquilli. Quelle della storia base sono tutte tradotte, anche le secondarie. In ogni modo, la pianta carnivora sembra che a Val d'Oro Alto ci sia qualcuno in pericolo. Dobbiamo andare a vedere che succede. Ah, ma certo. Mi ricordo la pianta carnivora. Ma va da solo, va? Ma scusami. Ah, ok, ora l'ho mosso io. Ma che giro fa? Ma bellissimo, si muove da solo. Ma scusami, ehi, vieni qua. Devi credermi, sorella, quelle voci che sono vere quelle voci, ho le prove. Se lo dici tu. Scusate, di quali voci state parlando? Non lo sapete? Si dice che a colle fluviale si aggira una pianta carnivora. Secondo queste dicerie attacca solo quando vede un essere umano. Una pianta canni no, cannibale, no, cannibale è quando mangia la stessa specie. È la verità! Qualche tempo fa sono stato attaccato da quella pianta. Se mi credete. Se non mi credete, allora perché non andate a controllare la situazione di persona? Oddio, si può dire anche se mi credete, ma suona male. Va bene, andiamo. Un'ottima idea! Forza, dici di più su questa pianta carnivora. Perché mangia la carne. Sì, grazie per avermi creduto. Dunque, la pianta carnivora si fa viva solo se qualcuno le passa davanti. Beh, è un problema. No? Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Per quanto tempo ancora andrà avanti questa storia? Perché non ci parla della pianta e basta? La gioventù, ragazzi, non vogliono ascoltare nulla. Summer, secondo te dove potrebbe essere questa pianta? Beh, il posto più accreditato è senza dubbio il Parco Gioventù. Ehi, potresti avere ragione in effetti, ma non credo. E poi, mentre stavo camminando, ecco sbucare quella dannata pianta. Ha spalancato le sue enormi fauci per attaccarmi e divorarmi. Se non fossi riuscito a scappare, ora. Però è una pianta piuttosto grande, perché è uno yokai forte, voglio dire. Si materializza per farsi vedere alle persone. Potresti dirci il punto esatto in cui quella pianta ti ha attaccato? Avete presente quella specie di molo? Ah, penso che quella pianta sia uscita da uno dei cespugli circostanti. Al molo vicino al Parco Gioventù. Ma laghetto zucca tipo? È ora di mettersi all'opera. Molo? Il molo quello, non è. Non c'è qui il molo. Oh, ho premuto A per sbaglio. Boh, ok, vediamo un po'. Guarda, faccio andare il gioco. Io non sto premendo niente. Fantastico, va in automatico. Bellissimo. Però corriamo perché sennò non arriviamo più. Vediamo un po'. Mi porta direttamente nella bocca del mostro. E però mi attacca il mostro, stai buono. Quello viola non è niente di che, quello viola l'oggetto, peccato. Vicino al molo del laghetto. Il posto dovrebbe essere questo. Secondo quel ragazzo la pianta sarebbe uscita da questo cespuglio per attaccarlo. Se fosse uno yokai potrebbe essere ancora nei dintorni. Diamo un'occhiata. Sì, ma facciamo attenzione. Forza, esaminiamo il cespuglio. Sì. Eccolo qua. Perlustriamo questa zona. Perlustra l'era con lo Yokai Watch. Wow. Divor pianta. Bello. E gira la testa di 360 gradi. Dannazione, sarà questa la pianta carnivora? Sì, non ci sono dubbi. Ma perché gira la testa in quella maniera? Stupidi insetti, ecco cosa siete. Vi divorerà tutti dal primo all'ultimo. Sembra che sia molto affamata. Forza, dobbiamo fermarla. Quando fanno. Così con la testa è come se parlassero, però in realtà non li sente nessuno. Di colpiente vuole lottare. Great. Oh, ora posso vedere Koma-san quando si trasforma in Shishikoma. Battaglia per passare alla modalità automatica. Sarà molto utile se non sei un fan delle battaglie o se il nemico è troppo debole. Ah, quando farmi per fare dopo lo vediamo cosa. Qualche punto, diciamo, per il momento. Non voglio andare troppo avanti. Perché so di cosa si parla, ma non voglio andare troppo avanti. Se no, vi rovino l'esperienza. A chi non l'ha mai giocato. Eccolo, Gibania, la forma Shadow. Quindi, wow, io combatto con un'asta, bellissimo. Una specie di. Ah, la baluar. Com'è? Oh, beh, guardalo. Guardalo, Shishikoma. O meglio, è sempre Koma-san, però forma Shadow. Non è Shishikoma. Io combatto con l'alabarda, ecco, si chiama alabarda quella che coso io. Bella, mamma mia.
Non mi ricordavo avesse la barda Natsume. Summer, vabbè. Io purtroppo sono abituato troppo con i nomi giapponesi. Da benissimo è andata. Mordi pianta! Mi chiedo scusa per quello che vi ho causato prima. Io sono Mordi pianta. Guarda che carino. Com'è carino, avete visto, ragazzi? Già, non sembra neanche lo stesso yokai. Ma perché continua ad attaccare chi ti passa di fianco? Non capisco. Beh, io devo proteggere a tutti i costi qualcuno a cui tengo molto. Qualcuno a cui tieni molto? Sì, prima di diventare uno yokai, una donna si prendeva cura di me. Per ringraziare della sua bontà ho deciso di proteggerla. Ma un giorno uno strano potere proveniente dal cielo la avvolse. Ah, se solo fossi stato più forte. Quindi ti sei dispiaciuto per non averla salvata, ho capito bene? Sì, e per ripicca si mangia le persone. Mordi pianta. Ho capito, l'incanto ha colpito te, non quella donna. Ora si spiega tutto. Sì, aveva assunto la forma del mio insetto preferito, così l'ho addentato. Ha addentato la donna? Cioè, non ho capito di preciso. Dopo aver dato il primo morso, sentì un potere scuro crescere in me. Per questo sono convinto che chiunque passi davanti a me sia cattivo. Sembra che la storia di quel ragazzo fosse vera alla fine. Ma alla fine proprio. Ma c'è una cosa che non capisco. Chi potrebbe aver lanciato quell'incanto? Hai ragione, ci sono ancora troppe domande senza risposta. Eh già. Non abbiate paura di questo. Dopotutto siamo o no i detective yokai? Mi ricorda molto Luna sta faccenda. Il che ci sta. È compito nostro proteggere la pace e la sicurezza di Valdoro Alta. Non è Col di Brezza dove abitano loro? In tal caso potrei unirmi a voi? Vorresti davvero farlo? Non c'è più niente da fare qui. E poi anch'io voglio proteggere questa città che tanto amo. Sono d'accordo con te. Benvenuto a bordo, Mordi pianta. Peccato che siano yokai un po' così. Pakkun! Bello, Pakkun. No, nessun soprannome, come non do soprannome a niente. Che bello, non vedo l'ora di iniziare a combattere a vostro fianco. Quanto è carino. Bene, d'ora in avanti sarai un membro dei detective yokai a tutti gli effetti. Salve amico, in qualità di yokai preferito di Summer ti do il benvenuto in squadra. Tree, e tu da dove sbuchi? Scusa per il ritardo, non potevo certo lasciarti qui da sola. Ah, e dovevi proprio raggiungerci? In effetti. Ehi, perché mi hai attaccato? Perché è furbo, ha capito tutto, ha capito. Oh, chiedo scusa, non so cosa mi sia preso. Quindi lui non è un insetto, giusto? Prometto che farà più attenzione. L'ha fatta apposta. La pianta carnivora. Fatto. Ok, quindi possiamo fare un'altra missione della storia, magari. Ok. Armi yokai volume 1. Mi interessano le armi yokai, non le armi vere. Principessa, dove siete finita? Abil guerriero, sei tu? Bello Abil guerriero, ci sta. Ci sta. Sì, sono io. Cosa ne pensi del mondo degli umani? Non trovi che sia come un sogno? Avete perfettamente ragione, mio signore. Tuttavia, gli yokai appartenenti a questo mondo sono troppo scarsi. Oh, te buono. Non credo che avremmo problemi a mettere in atto il nostro piano. Ma hai ragione. Conto su di te allora, Abil guerriero. Fukuro. Eccomi, maestro Alphonse. Scusate per il ritardo. Demon Gufo, carino. Oh, sei qui. Spero che tu non abbia fatto un altro buco nell'acqua. Immagino che tu abbia ben chiara la nostra missione, vero? Ma certo. Certo che sì. Dobbiamo ritrovare la principessa rinata sotto forma umana. Se avete visto l'anime, comunque sapete chi è. Questo prezioso ciliegio sacro apparteneva proprio a lei. Al momento la principessa si trova in questo mondo, in attesa di risvegliarsi. Sì, lo so. Non pensavate mica che me ne fossi dimenticato. Dovresti iniziare ad impegnarti di più, altrimenti ci sarei solo di intralcio. Ho capito. Vi chiedo scusa. Lui è un bellissimo yokai. Credi che le tue scuse bastino per ricevere il mio perdono?
No, datemi un'altra possibilità, maestro Alphonse, vi scongiuro. Maestro! Beh, non vedo perché non dovrei. Non mi aspetto granché in ogni caso. Dite sul serio? Grazie di cuore, maestro, non vi deluderò. Ma perché maestro? Quindi lui, a parte che vede gli yokai, è una specie di... Però non so se lo chiamano maestro in giapponese, non mi ricordo. Però se lo chiamano master... Master è sì maestro, ma padrone più che maestro. Master. Buongiorno a tutti ragazzi, siete pronti per un'altra ricca giornata? Mi auguro di sì, perché ci saranno tantissimi casi bizzarri da risolvere. Approfondiremo poi. Scusate, prima di iniziare potrei avere la vostra attenzione? Che succede, Whisper? In qualità di detective yokai dovrete sconfiggere nemici molto potenti. Per questo motivo vi suggerisco di fare amicizia con yokai altrettanto forti. Hai ragione, con qualche yokai in più al nostro fianco saremmo facilitati. Esatto, è proprio per questo che vorrei presentarvi un servizio molto utile. Un servizio e quale sarebbe? Si chiama Baratta Anima. Andate avanti da solo. Non fate quelle facce, al super più qui vicino vi diranno ogni dettaglio. Beh, se puoi aiutarci a trovare nuovi amici yokai dovremmo approfittarne. Ben detto. Che cosa state aspettando allora? Sapete che non è buona norma far attendere gli altri, vero? Infatti io odio far attendere e odio attendere. Verrò anch'io con voi, tutti a super più, detective. E ci andiamo con la navigazione automatica? Dunque però, se volessi mettere call, faccio qui su membri... Ah, eccolo! Scelgo lui allora, perfetto. Let's go! Navigazione automatica e via. Ed io me la godo proprio, me la godo tantissimo. Mamma mia, perché hanno fatto sta roba? Cioè, il bello è andare a piedi, esplorare, proprio te l'hanno facilitata tantissimo. Ah, là c'è un barcologio. Koma-san? Ah, no. Via, non parliamo con Koma-san, quella è un'altra missione. Meglio che non ce la facciamo adesso, vai. Oh, è qui? C'è una scimmia. Salve, è lei che si occupa del Baratta Anime al Super Più? Esattamente, io sono Nacho, il titolare. Mi stavate cercando per caso? Ma a voi siete umani? Come potrebbe aiutarvi un servizio per soli yokai? Ho sentito che conosce tanti yokai. Non può fare nulla per aiutarci, quindi? Oh no, devo essermi spiegato male. Ero solo incuriosito dalla richiesta. Sono qui per il Baratta Anime, potresti spiegarci di cosa si tratta? È molto semplice. Come dice il nome, noi scambiamo le anime degli yokai. Scambiate le anime degli yokai? Oh, non sai cos'è un'anima? Beh, in tal caso non posso aiutarvi, ragazzi. Non potrebbe spiegarcelo lei? Subito! Per ottenere un'anima yokai dovete rubarla in battaglia. Tuttavia, per dei principianti come voi potrebbe non essere così semplice. Per questo voglio offrirvi una prova gratuita eccezionale. Non ringraziatemi. Quando vi sentirete pronti per iniziare, venite a parlare con me. D'accordo? Va bene. Ma direi che siamo decisamente pronti. Bene, vedo che siete pronti. Adesso lasciate che vi spieghi un paio di cose. La battaglia che affronterete a breve sarà identica alle lotte classiche. Solo ad avvertirvi appena potrete rubare l'anima del vostro avversario. A quel punto non esitate e rubategli l'anima da sotto il naso. Puff! Bene, vi ho detto tutto. Siete pronti per la lotta dunque? Beh, direi. Ma che è questo? Un tonno! È una persona un uomo pesce! Da One Piece viene lui, certo! Amnettonno? Che è Amnettonno? Amico? Ammagliatore? Attaccare un'orecchia potrebbe farlo entrare in uno stato di stordimento. Ed è lì che possiamo rubargli l'anima premendo A! Non rubargli, assorbire. Non si ruba, si assorbe. Uno va a attaccheggiare, sto assorbendo. Tempo limitato abbiamo. Va bene, e dobbiamo prendere ZR. Ci sono anime bianche, rosse e dorate. E quelle dorate credo siano quelle più... Oh, ok. Vabbè, se l'è fatta rubare lui. Anima ottenuta. Allora, vi spiego una cosa. Anima ottenuta è un... l'ha fatto, se non sbaglio, Anna, mi pare. Sì, ha fatto Anna. Bravissima. È la ragazza che ha tradotto dal cinese, se non sbaglio, eh. Quindi... ha fatto anche una bella grafica.
Bel lavoro, ora resta solo da accogliere il vostro nuovo amico. Molto meglio di quella giapponese, se vogliamo. No, se vogliamo, lo è oggettivamente. Nah, avrei una domanda. Voglio dire, uno yokai senza anima non dovrebbe morire? No? Non c'è ragione di preoccuparsi. L'anima degli yokai si rigenera. E oddio, sul 2 in realtà quando prendevi l'anima di uno yokai non si rigenerava. Moriva, si trasformava. Nessun problema. Ora però andate a rincontrare il vostro nuovo amico. Dove sta? Dietro quella porta? Quel cancello? Ah, è la porta, ecco. C'è una porta davanti a quel cancello, sì. Esatto. Forza, entrate. Lui è molto posato con i suoi comportamenti. Fa sempre con la mano sul cuore. Parabam. Madonna, che è quello? Oi! Freedom! Su Italia 1. Giochiamo a stecca? No? Nah. Meglio stecca che biliardo, comunque. Cioè, per gusti personali. Indovolpina ti chiami tu, vero? Sei giapponese, no, non mi va bene. Devi parlare nella mia madrelingua per capirci. Se no non ci capiamo, Indovolpina. Tu sei Tanz, vero? Nani? Nani no. Nune no. Benvenuti al centro del baratto yokai. Io lavoro qua, sapete. Qualcosa me lo diceva. Quindi è qui che incontrerò i miei nuovi amici, giusto? Esatto, vedo che hai capito tutto. In cambio di anime yokai ti presenterò i tuoi nuovi meravigliosi amici. Quando siete pronti venite a parlare con me, d'accordo? Sono pronto. Irashimase anche a te. Matching, ok. Amico tonno, nettonno. Abbiamo solo lui. Rango E, quindi... Ok, abbiamo diverse... No, statistiche sempre uguali. Cambia... Ah, perché uno forse cambia attributo? No. Attributo è quella. Cambia forse... Ah, forse sono diversi, ma non... Non so ancora bene a cosa. Devo studiarmi un attimino il manuale. Boh, scegliamo questo qui sotto? No. Mamma mia. Tonnacqueo. Laito. Laito. Shadow. Laito. Bellissimo. 0 yen, vai. Ah, però c'ha un costo. Non solo di yen, ma anche di anime. Ah, ho capito. Non pensavo che questo giorno sarebbe mai arrivato. Che emozione. Hummaguro Taisho. Amministratore? Però Taisho è manager. Quindi Ambodo, non lo so. Fantastico, siete riusciti a fare amicizia con uno yokai. È davvero facile, vero? Una bazzeccola a tutti gli effetti. Vi ricordo però che ogni yokai necessita di requisiti tutti propri. Potreste aver bisogno di anime o di denaro. Controllate bene le condizioni. Avete capito? Non esitate a parlare con me quando ne avrete bisogno. Ah, io ho ancora il porco spino. E qui potenziamo anche gli equipaggiamenti. Il che è ottimo. Come blasters. Per fortuna si possono potenziare. Se no, vai un po' in giro a combattere contro lo yokai che ti droppa quella specifica arma. E quando finisci. E con la sezione allena posso aumentare le statistiche degli yokai. Ah, alcuni posso scambiare animi per normali, per le tribù. Ok. Non è molto chiaro, ma però poi capirò. Però mi servono 3 anime rosse e 2... Due... Che roba sono quelle? 2 aghi? Boh. Aculei Panco Spino! Ah! Ho capito. Bene, allora direi che per questo video è tutto, amici. Wow. Mo, casomai... Ah, non si esce da qua? Ah no, c'è la porta là. Oh, eccoci qua. Campo dei ciliegi. Bene, allora nel prossimo episodio completerò le 2 missioni che sono rimaste e vedremo se magari andare un pochino avanti. Amici, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch 4. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!